Senza consenso non si fanno le opere pubbliche. È quanto dichiarato dal senatore PD Luciano D'Alfonso, intervenuto al Consiglio Comunale straordinario di Chieti, convocato nei giorni scorsi e allargato ai comuni che saranno direttamente interessati e coinvolti dal progetto per il raddoppio della ferrovia Pescara-Roma. Un'opera strategica per lo sviluppo del territorio e che proprio per questo dovrà essere innanzitutto al servizio del territorio. Quando nel testo delle opere pubbliche si concepivano le opere infrastrutturali, la precondizione era la progettazione di qualità, il protagonismo del suolo del territorio, lo stato di verità e dei fatti del territorio. Questo progetto è stato concepito a distanza, non ha tenuto conto dei volumi intervenuti, volumi abitativi, volumi industriali. Noi vogliamo che quest'opera non sia in odio alle attività del luogo, ma sia una funzione delle attività dei luoghi, altrimenti nascono le contestazioni, viene meno il consenso e le opere pubbliche non si fanno. Senza consenso non si fanno le opere pubbliche. Questa si farà e noi saremo i guardiani. Io mi costituisco commissario contro le opere inutili e rispetto anche ad un'opera che venga accompagnata costantemente da consenso. C'è un commissario che ha un cognome che non corrisponde alla sua volontà, che si chiama Macello, ed è convocato a realizzare l'opera. Io farò il commissario affinché il consenso caratterizzi la progressione di quest'opera, evitando che quest'opera distrugga i suoli, distrugga le attività umane e consenta che la comunità possa pensare al suo futuro. Le condizioni ci sono perché lo stesso livello di insoddisfazione che abbiamo toccato qui c'è in corrispondenza dell'agro romano. Il suolo romano della provincia di Roma e della regione Lazio ha lo stesso tipo di difficoltà. Quindi troveremo una via di uscita che sia un tracciato corrispondente alla compatibilità. E per questo lei ha detto che indennizi e ristori riguardo a questo progetto sarebbero di fatto un fallimento del progetto stesso. L'indennizzo, il ristoro e le barriere antirumore sono praticamente medicine sulle ferite intervenute. Io voglio evitare le ferite, voglio definire un tracciato che non abbia bisogno di un circondario di barriere antirumore e di quantitativi incredibili di indennizzi. Io non vorrei che nascesse un'aspettativa economica di indennizzi che poi toglie consistenza alle risorse per fare l'opera. Meglio fare l'opera di qualità che determinare la gioia individuale di alcuni con gli indennizzi. Del progetto del raddoppio della ferrovia Pescara-Roma si tornerà a parlare mercoledì 9 febbraio nell'incontro convocato presso l'aeroporto d'Abruzzo con i vertici di RFI.